delle fasi. Si passa da alcune fasi, dalla fase dei sintomi premonitori, ad esempio la carenza dell'olfatto, movimenti notturni delle gambe durante la notte, alla fase dei veri e propri sintomi motori, la rigidità, la lentezza del movimento, che di solito rispondono in una prima fase molto bene alle terapie, in particolare alla levodopa. Successivamente, con il progredire degli anni, compaiono delle possibili complicanze, in parte legate alla terapia, in parte alla malattia di per sé, che va un pochino avanti. Successivamente è chiaro che la disabilità motoria peggiora e subentrano maggiori difficoltà nel movimento, con una risposta alla terapia meno brillante. In questo caso si può arrivare alla necessità di terapie avanzate, che comunque sono a disposizione anche nei casi più avanzati. La vita di un farmaco è, dal punto di vista farmacologico, il tempo per cui la concentrazione di un farmaco si riduce della metà. In linea di massima, in medicina viene considerata un buon parametro per capire quanto a lungo un farmaco funziona, per cui un farmaco con un'emivita, ad esempio, di 12 ore andrà preso due volte al giorno. Un farmaco con un'emivita di 6 ore dovrà essere preso dalle 3 alle 4 volte al giorno. Molte persone chiedono riguardo la genetica nella malattia di Parkinson perché hanno paura di trasmettere la malattia ai figli. In realtà c'è una grossa predisposizione alla malattia di Parkinson e alcune forme giovanili sono anche genetiche, ma in realtà l'indagine genetica non ci dice nulla né sul fatto che quella persona sicuramente svilupperà la malattia, né sulla gravità della malattia, né quando la svilupperà, e pertanto l'utilità dal punto di vista pratico è molto molto dubbia. Infatti l'indagine genetica andrebbe fatta solamente in ambulatorio di secondo livello o all'interno dei protocolli di ricerca per capire un pochino di più sulla malattia, ma va ben compreso le ricadute che può avere questa informazione, che sono dal punto di vista pratico relativamente poche. Ci sono molti strumenti di telemedicina che possiamo utilizzare nella malattia di Parkinson. Ci sono diverse sperimentazioni, ad esempio su sensori del movimento. Noi, nella neurologia dell'ospedale di Treviso, abbiamo utilizzato soprattutto la televisita per poter fare delle visite da remoto nel periodo dell'emergenza Covid. Questo è stato molto apprezzato, cioè la possibilità di effettuare una buona visita neurologica attraverso il computer, attraverso le immagini. Il paziente ha potuto essere visitato e gli sono stati dati consigli sulla terapia o sono date spiegazioni sugli effetti collaterali. La telemedicina ha dimostrato di poter essere fatta anche con pazienti anziani, spesso con l'utilizzo di un caregiver, e questo è anche un valore aggiunto, perché il caregiver impara a vedere il paziente, a vederne i sintomi e insieme al medico a provare a gestirli. Sì, ci sono ricerche sugli anticorpi monoclonali nella malattia di Parkinson, come anche in altre malattie neurologiche, con l'obiettivo di portare via attraverso l'anticorpo la proteina dannosa che si accumula nei neuroni della malattia di Parkinson o di altre malattie neurologiche. Siamo però ancora in fase sperimentale e nessuno di questi anticorpi ha raggiunto la pratica clinica.